Ciao lo impallinati, ben ritrovati alla colazione del peperoncino del venerdì, il luogo in cui discutiamo di software. La scorsa settimana avete risposto in maniera egregia la questione 30%, arrivano ancora commenti, continuate così, mi raccomando, è molto importante il vostro parere, ricordatevi che questa interazione tra noi è fondamentale, ma andiamo alla questione del giorno, che è la comunità internazionale di software. Secondo voi può esistere una comunità internazionale di software? Esiste? Ne sapete qualcosa? Intanto vi posso già anticipare io che una comunità internazionale si sta creando già da un tot, ma non è soltanto per i famosi Border War piuttosto che per Jet, nei quali poi molti giocatori provenienti da tutta Europa soprattutto, ma anche dal mondo, ma mi riferisco a un'attività un po' più competitiva, costante, eccetera eccetera. Qualcosa già esiste ed esiste chiaramente anche in seno a il tiro dinamico sportivo software, praticato durante le selezioni e soprattutto durante i mondiali di Taiwan organizzati dalla GNG, e anche su questo avete tutti i video per poterlo ragionare questo argomento. Mi riferisco alla possibilità di creare sinergie con realtà softwareistiche di altri paesi, partendo dall'Europa, che è più accessibile, più vicina a noi, per creare delle gare, delle competizioni internazionali. Ovviamente ci sono di mezzo delle problematiche legate alle differenti leggi che regolano il JAWL, ci sono di mezzo delle problematiche anche da un punto di vista proprio di frequentazione, c'è chi può utilizzare le ASG da un'età e poi magari la raffica o il colpo singolo, ad esempio in Germania, influiscono sulla quantità di joule che un fucile può avere. Insomma, ci sono tantissime regole diverse nel modo di approcciare e di giocare, quindi diventa difficile a volte riuscire a trovarsi su un terreno unico. Ma si sa che a seconda di dove si va si può utilizzare e sfruttare le potenze del posto, essendo legali in quel posto. Quindi la mia domanda e soprattutto la mia provocazione è: qual è il vostro pensiero, se sia una cosa attuabile e come potrebbe essere attuabile, quali sono le vostre idee? Io ne ho alcune, ve le proporrò ovviamente in futuro. Voglio soltanto che sappiate dell'esistenza di questo organo che si chiama EAA, European Airsoft Association, che millanta di essere l'organo europeo di organizzazione del software. Ora, se andate su questo sito che vi lascio nelle descrizioni, ci sono diversi collegamenti, diverse cose. Voi lo conoscete? Sapete già? Avete già collaborato con loro? Avete già un feedback delle persone che ci sono dentro, di qual è il numero oggettivo delle persone? Fatemi sapere nelle descrizioni, vi farò sapere quello che so io sull'argomento, ma soprattutto mi interessa capire qual è il vostro parere su una interazione internazionale di questo gioco, finalmente. Da Pio 3 è tutto per oggi, vi ringrazio come al solito di avermi seguito. Commenti, cliccate la campanella per essere avvisati, se non siete iscritti iscrivetevi, ma cliccate la campanella per essere avvisati di tutti i video che escono ogni volta che ne pubblico uno, e ci rivediamo alla prossima. Ciao là, impallinati.